Buongiorno a tutti, sono Isabella Rosa Pivot e in collaborazione con Talenti Digitali e Brivio Libreria eccoci qui di nuovo per un'altra intervista della rubrica video settimanale I Serie Social. La parola alle donne politiche valdostane sull'hate speech digitale. Oggi mi trovo in compagnia di Carla Carpinello, grazie di essere qui, dell'Alto Vitia e consigliera del Comune di Ossa. Carola, hai delle esperienze e testimonianze sull'hate speech digitale di cui vorresti parlarci? Ma dunque, allora diciamo che dirette sono state poche e limitate, anche perché faccio molta attenzione sui social, avendo anche una vita vera e dei figli minori, e quindi non si può fare altro che stare molto attenti, quindi cancellare, bannare. Ma quello che io ritengo che sia molto, molto pericoloso è quello che io chiamo, e poi ho scoperto che non lo chiamo solo io, ma è definito così, l'hate speech a bassa intensità, che vuol dire dare manforte a coloro che sui social appunto, usano un linguaggio di odio, razzista, sessista, in tutte le... E sono le persone ancora più pericolose perché a qualcuno che ti apostrofa con epiteti irripetibili si nascondono dietro il mi piace. Ed è appunto questa massa che è ancora più pericolosa delle varie bestie che aizzano all'odio in rete. E questo è appunto un fenomeno molto molto più diffuso e più subdolo di quello, ancora di quello che invece purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Come credi che si possa un pochettino risolvere il problema? Perché risolverlo è complesso e richiede tanti mezzi, tanti sistemi, tanti studi. Però come pensi si possa un po' attenuare questo odio che circola così? È una bella domanda perché proprio io trovo veramente incredibile che si possa rivolgere con parole d'odio tali da costringere a dare la scorta ad un simbolo, qual è la senatrice Liliana Segre, che dopo aver proposto questa commissione appunto per l'odio, per il razzismo, per tutti questi fenomeni terrificanti, ha dovuto essere scortata da due carabinieri perché riceve 200 messaggi d'odio al giorno. E il fenomeno lo deve fare da un lato il legislatore e le forze di polizia, dove non ci deve essere proprio tregua. Chiunque dica dei messaggi, veramente delle cattiverie che poco c'entrano con la vita delle persone, devono essere sanzionate immediatamente e il più possibile. E quello che possiamo fare noi è, io credo sempre che sia la cultura che ci salvi, e quindi prima di tutto non cadere nella trappola. Perché certe volte ti viene ovviamente l'istinto di perché sei talmente circondato dall'odio che ti viene, quindi non cadere nella trappola e diffondere nei luoghi dove si lavora, dove si, un messaggio invece positivo, perché l'antagonismo politico, la diversità di idee sono la ricchezza di un paese, ma non si può scadere in un mondo di questo genere, non è il mondo dove io voglio che i miei figli crescano. E quindi è veramente l'appello alle persone di buon senso di cercare di diffondere una controcultura, cioè una cultura è una parola che non si associa assolutamente a questo, però di diffondere i messaggi corretti. Non voglio parlare di messaggi positivi, i messaggi corretti. E poi la cultura, siccome come avete fatto vedere bene voi dagli studi scientifici, non da chissà chi, che i bersagli dell'odio in rete sono, da un lato, i migranti, ovviamente, sono i capri espiatori, ma il messaggio sulle donne che poi è il veicolo di ciò che sta succedendo, cioè del femminicidio che viene trascinato anche da tutto quest'odio,
è lì che bisogna intervenire e quindi non farsi anche prendere dalle varie sirene del ma no, non è vero che non c'è un rapporto tra l'odio nei confronti di una, chiamiamola categoria, scusate, di persone, che siano le donne, che siano i migranti, che siano i disabili, perché cioè, anche con i disabili succede, dicendo che non c'è relazione, c'è cioè una relazione diretta e chiarissima, e il numero di femminicidi in Italia non diminuisce, ma anzi è in costante crescita, lo dimostra. Grazie davvero Carla per la tua testimonianza, grazie a voi di averci ascoltato e stop all'odio digitale.